Intanto un grazie ovviamente di cuore a Ispra, a Michele, a tutto voi, insomma, dello staff, perché siete, vabbè, insomma, è un'occasione veramente importante questa di oggi. Si deve a voi, insomma, il fatto che ci troviamo tanti di noi con background così diversi su un pezzo per noi particolarmente importante. Quindi la presentazione mia dura proprio 10 minuti. Un po' l'idea è quindi di farvi un overview di alcuni aspetti del progetto e poi via via entrare più nel merito, sia grazie anche per la presentazione di Angelo che verrà più tardi, ma anzitutto nelle interazioni durante diciamo, le tavole rotonde. Quindi il titolo di questo progetto la dice lunga, cioè l'idea è molto, se volete, avveniristica, cioè di costruire un sistema integrato, fortemente quindi inter- e transdisciplinare, disponibile liberamente via web, un sistema di supporto alle decisioni che riguardano il paesaggio, fondamentalmente, i nostri territori, per meglio implementare, diciamo, delle politiche agricole e ambientali, no? Chi siamo? Io si coordino, come ho detto prima, però è molto importante il ruolo di Angelo, che parlerà più tardi, che è co-leader mio. È un progetto enormemente complesso, quindi in due speriamo di insieme di riuscire a farcela. E qui c'è Giuliano, che prima si è presentato, che è un ricercatore attivamente, diciamo, che dà un contributo molto importante su questo progetto e che quindi sicuramente contribuirà anche alla tavola rotonda. Doveva venire Piero, ma non c'è, quindi qua siamo come Università di Napoli e CNR. Il primo aspetto che devo subito chiarire è che questo, come accennava Michele, è un H2020, un Horizon 2020, che come sapete sono i grandi progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea. Perché dico questo? Perché non sono fondi strutturali, non sono neanche dei progetti LIFE. Essendo progetti di ricerca vanno molto chiaramente di punta, hanno anche un loro rischio connesso, perché non è che ci sono alcuni aspetti per riuscire a costruire queste piattaforme che hanno un grado di incertezza importante, e quindi questo lo dico in maniera tale che cioè è chiaro che non vi dovete aspettare. Oggi dobbiamo ragionare insieme più che aspettarvi qualcosa che dall'alto risolva tutti i vostri problemi, ecco. Perché noi, come centro interdipartimentale, perché noi come gruppo coordiniamo questo progetto? Di fatto è dal 2010 che abbiamo avuto il primo finanziamento per sviluppare questi sistemi web interdisciplinari di supporto alle decisioni. Qui ci sono riferimento a due progetti: un progetto LIFE sul Consueb, un altro progetto si chiama Soil Monitor. Qualcuno di voi forse li conoscerà. Perché questo? Perché un pedologo come me, io sono un esperto di suolo, vado in campo, scavo le buche, studio la stratigrafia dei suoli, le proprietà. Perché spingere in questa direzione già da, direi, insomma, da tanti anni? Perché a fronte, quindi qua credo che diversi di voi mi seguiranno, cioè tutti noi un po' ci interessiamo, tanti di noi, su aspetti diversi riguardanti il paesaggio, risorse naturali. La verità è che è estremamente difficile tutelare le nostre risorse naturali, tra queste il suolo, ovviamente, per me che sono pedologo. E quindi l'idea è che alzare un po', cambiare, insomma, la prospettiva, provare a difendere il suolo, il paesaggio, tramite alcuni strumenti che ci aiutano a prendere decisioni informate sul paesaggio. Quindi è un po' diverso, un po' viene dalla frustrazione di chi semmai tanti anni ha lavorato su cartografie dei suoli, foreste, geologia e quant'altro, e poi alla fine porta a casa abbastanza poco dopo tanti anni. Io quest'anno faccio 34 anni, Angelo, che lavoro sul suolo, il primo convegno fu nell'84, mi sono fatto proprio anziano. E quindi, diciamo, c'è questa difficoltà di dire: porca miseria, dopo tanti anni siamo ancora rovinati, quindi proviamo a cercare qualche strada, no? Quindi questa tensione sottesa, penso che ognuno nel proprio ambito probabilmente la condivisa. E chi siamo? Siamo 19
partner divisi su 10 paesi, vedete anche alcuni paesi all'esterno dell'Unione Europea, c'è un bacino di studio in Tunisia, un'area a Kuala Lumpur in Malesia. Non entro nel merito dei diversi partner, forse c'entrerà Angelo, ne possiamo parlare, però è fortemente transdisciplinare. Per darvi un'idea, oltre ovviamente al settore urbanistico, nel CRISP c'è un archeologo ambientale, poi teniamo le grandi tecnologie di calcolo parallelo, diciamo. Quindi è un mix di professionalità nel tentativo di affrontare questa grande sfida. Oggi per noi è fondamentale questo contributo che appartiene al VP7, quello è un VP, un work package o come si dovrebbe dire in italiano, pacco di lavoro, ma non mi piace, di comunicazione, ma anche del VP1 che sono le politiche. Cioè l'idea è un momento di ascolto per ragionare meglio in questi 3 anni, il progetto dura 3 anni e mezzo, diciamo circa 3 anni. Abbiamo il progetto iniziato a maggio che abbiamo davanti, ecco un pochettino meglio dove mu come muoverci. Qua non so, è sparita una diapo, non fa niente. Quello che fatemi solo vedere se fosse presente dopo, no. Allora, quello che in pratica vogliamo dire è che oggi gestire il paesaggio chiaramente è qualcosa di estremamente complesso perché sul paesaggio e sui territori in generale abbiamo tantissime pressioni. Chiaramente chiunque di noi chiede un ambiente migliore, un'agricoltura sostenibile, la sicurezza alimentare, diciamo, poi produrre reddito nelle aree interne perché chiaramente se noi giovani vanno via e così via. Su questo stesso paesaggio abbiamo tantissimi problemi, no? Abbiamo tutti contezza dei problemi di degrado del suolo e del paesaggio, abbiamo anche contezza della pochissima consapevolezza che c'è sull'importanza del suolo e del paesaggio e sono grossi problemi. E in tutto questo si aggiunge chiaramente alcune problematiche di chi vive, lavora e produce reddito nel paesaggio, una qualunque azienda agricola ovviamente deve, su di essa c'è un insieme di pressioni, vedete, da un lato uno deve produrre reddito, noi gli chiediamo sempre di più anche con le diverse, ora c'è la nuova PAC, come sapete, di essere molto performanti sul fronte della sostenibilità ambientale, le direttive e così via. Ma fornire una risposta a tutte queste domande a volte sono anche contrastanti, può essere molto difficile e la situazione non cambia se dall'agricoltore che deve gestire il proprio pezzo di terra, finiamo i comuni, regioni, ministeri, la stessa Unione Europea, è molto difficile in realtà tenere insieme le tante direzioni che incrementano, no? Voi sapete, diciamo, c'è sempre, bisogna governare i territori tenendo presente tutta la multifunzionalità e la grande complessità che c'è dietro. Perché alcune di queste problematiche sono difficili? E questo è sotteso al progetto, per questo stiamo un attimo scavando. Perché, ad esempio, anche la sola sostenibilità ambientale ha problematiche, significa dare risposte a scale diverse. Ad esempio, contabilizzare, non declinarlo solo a parole, il ruolo multifunzionale del suolo e del paesaggio. Significa essere consapevoli, gestire qualità e quantità di dati che variano nello spazio e nel tempo. E inoltre un aspetto che spesso viene sottaciuto anche da noi che lavoriamo sui paesaggi, sui territori, è che molti processi importanti che avvengono nel paesaggio sono incredibilmente dinamici. Se prendiamo alcune direttive, regolamenti che conoscete, conosciamo, insomma, vedete, condizionalità, nitrati, direttiva acque, la strategia tematica e così via. Voi vedete che molti, pensiamo ai nitrati, se andiamo a studiare i processi sui quali noi poi costruiamo, è stata costruita la direttiva, insomma, il recepimento nazionale, sono processi dinamici, cioè quanto piove oggi influenza in maniera pazzesca il lisciviato dei nitrati in falda. Quindi qualcosa di dinamico e qualcosa che varia nel paesaggio, perché un suolo semmai ha una grande capacità di ritenere questi nitrati, un altro assolutamente no. E questo poi si applica più o meno a tantissime cose. Quindi vedete che parliamo di cose complesse,
perché i processi sono dinamici, semmai variano da giorno a giorno in base a condizioni climatiche e anche altri aspetti. Quindi, se la vita è complessa, abbiamo bisogno di strumenti idonei per aggredire questa complessità. Vedete tutti questi motori? E quello che non dobbiamo fare, cosa che abbiamo fatto per troppo tempo, torno a dire anche noi, mondo della ricerca, è a volte per comunicare, anche banalizzare e semplificare troppo la realtà. Però così non si va lontani. Quindi, anche per darvi un'idea, la sola visualizzazione di mappe che tutti usiamo in BEIV e BEGIS, di fatto sono assolutamente non idonee ad affrontare la complessità della gestione e pianificazione dei territori che richiedono molto altro, richiedono altre tipologie di strumenti. Quali sono gli approcci attuali alla complessità e multifunzionalità del paesaggio? Allora, è come se ognuna delle nostre comunità, diciamo, lavora per costruire dei sistemi, qui indicati con delle auto, no? Ad esempio, tutta la comunità di scienziati del suolo come me, semmai lavora per costruire dei modelli o dei sistemi di supporto alle decisioni o altro per proteggere al meglio il suolo. E tutti noi siamo molto concentrati a costruire questa macchina, no? E mettiamo il meglio che abbiamo per costruire i motori. Poi ci stanno i forestali che fanno la stessa cosa per costruire degli ottimi sistemi di supporto alle decisioni. Poi lo stesso fa chi fa il cambiamento climatico. Oppure pensate a tutti i modelli attorno alla direttiva acqua, bilanci idrologici a scala, a multiscala e così via. Però se ci pensate, tutto questo denota un'enorme frammentazione, perché tutto questo è il territorio, è il paesaggio. Quindi è come se noi, ognuno di noi l'affrontasse solo in maniera parziale per quello che gli interessa, ma così è difficile gestire i territori e anche difenderli, perché abbiamo un approccio troppo frammentato. Noi riteniamo che bisogna fare qualcosa di diverso, e queste sono le diapo, scusate che non so che è successo nel passaggio a questo computer. Ecco qua, noi riteniamo che dovremmo invece costruire un'auto, una macchina che abbia degli strumenti al proprio interno, una carrozzeria, delle gomme, quello che sia, che con un'unica auto, sul quale, che semmai è più potente delle altre, poter andare in tutte queste direzioni, superando questa forte frammentazione disciplinare, che non è solo delle discipline universitarie, sarebbe il meno. In realtà è una frammentazione proprio degli organi di governo del territorio, come sapete, dal livello europeo, ministeriale, regione, comune, cioè praticamente c'è un continuum di frammentazione che credo tutti noi conosciamo. Chiaramente costruendo questa auto, che per noi è questo sistema di supporto alle decisioni, riusciamo ad andare in tutte queste direzioni con un'unica tipologia di piattaforma e semmai riuscire a fare altre cose anche molto più interessanti. Tutto ciò è alla base di questa H2020. Qua vedete alcuni dati, quindi 10 paesi, 3 anni e mezzo, 7 milioni di budget, circa 60 ricercatori, 1200 mesi uomo, quindi è uno sforzo molto importante, tra l'altro concentrato in pochissimo tempo, perché sono solo 3 anni e mezzo. Qui vedete i diversi pacchi di lavoro, no? Quindi questa parte delle policy, su cui siamo sia su questo che su questo noi, quindi un po' trasversali. Poi abbiamo dei VP dedicati solo ai dati, il VP3 dedicato solamente ai modelli, il VP4 fondamentalmente al telerilevamento, il VP5 per costruire la piattaforma, il VP6, una volta che avremo i primi tool funzionanti, in realtà ci sarà bisogno delle istituzioni e stakeholder, anche come voi, che testano la piattaforma per valutare un po' la performance, i problemi e così via. Ovviamente, purtroppo, in assoluta coerenza con l'importanza della privacy, qua ci prendono dati da tutte le parti, però quando devi fare un progetto con la Commissione europea, oggi ti castigano sul VP9, l'etica, quindi ogni cosa che facciamo deve essere vagliata rispetto all'etica. Qual è l'obiettivo del progetto? Quindi è la costruzione di un sistema geospaziale, quindi nello spazio, che supporti le decisioni su che temi? Sostenibilità in agricoltura e foresta, primo punto, trade-off, quindi costo-benefici, se vogliamo dire, tra diversi usi del suolo, e qua entra la pianificazione territoriale, quindi il discorso del consumo citato da tanti di voi, e il terzo punto, contribuire a migliorare l'implementazione di una serie di politiche europee sul paesaggio,
e anche sulla land degradation neutrality dei Sustainable Development Goals. Il sistema viene applicato a 4 scale geografiche, quindi diciamo subito che non tutti gli strumenti si applicano a tutte le scale. Alcuni strumenti si applicano a scala europea, proprio quelli del soil ceiling, quindi per i 27 Paesi membri, altri a scala nazionale per Italia, Ungheria e Austria, altri a scala regionale, la regione Campania per l'Italia e lo Zala County per l'Ungheria, altri a scala dei siti pilota, in cui ad esempio per l'Austria c'è praticamente Marchfeld. Come funziona questo sistema? Un'idea molto banale dell'architettura ve la devo dare, se no è difficile poi seguire. Quindi il primo problema è quindi che è utile per questa chiacchierata è che capite che stiamo costruendo qualcosa tutto sommato disponibile sul proprio computer senza installazioni di software via browser. Come un normale WebGIS, un utente a partire dal suo computer sul browser, ad esempio, individua la propria area, fa le proprie istanze e chiaramente le istanze arrivano a un server, il server semmai va a prendere delle mappe, delle informazioni puntuali o territoriali e ridà all'utente queste informazioni, no? Sulla geologia, che ne so, qui ci sono alcuni temi, non so, un dato climatico multitemporale e così via. Però questo non basta per quelle sfide così dinamiche e variabili nello spazio che abbiamo evidenziato prima, no? In realtà avremmo bisogno di una banca dati che sia aggiornata semmai con le immagini telerilevate, grazie ai dati Sentinel, che quindi ci aiutano a seguire, ad esempio, l'evoluzione di una coltura, oppure, ad esempio, importantissimo, con l'informazione climatica che varia ogni giorno. Quindi dobbiamo collegare questa banca dati, si deve alimentare di anche dati climatici, dati telerilevati, altre tipologie di dati. E questo determina tantissimi problemi da un punto di vista ovviamente tecnologico, perché non solo devi acquisire questi dati, ma devi valutare anche l'affidabilità dei dati che tu inserisci nella piattaforma. La cosa bella è che nella misura in cui io ho questa parte statica, i suoli, la geologia, eccetera, è una parte dinamica, io posso unire questi due aspetti e utilizzare dei simulatori numerici della realtà, no? la modellazione di simulazione, ad esempio che riguarda il bilancio dell'acqua, come in questo caso, il bilancio dei nitrati, soluti, e quindi significa che posso costruire un sistema che si avvicina di più anche ad aggredire una serie di problematiche dinamiche. Questa è una grandissima sfida da un punto di vista tecnologico e noi lo sappiamo perché ci lavoriamo da anni, e quindi in questa freccia evidenzia lo sforzo di calcolo parallelo presente sia su alcuni aspetti che riguarda le query su grandi banche dati, sia la parte di ottimizzazione dei modelli, perché alcune cose che a scala puntuale si fanno facilmente sul proprio computer diventano enormemente più complesse farle, praticamente nonostante qualunque cloud computing, farle praticamente su aree molto importanti. Quindi ci siamo dotati ovviamente di partner che abbiano competenze specifiche per aiutare in questa cosa su cui già lavoriamo da anni. Tutto questo con l'obiettivo di dare risposte in qualche modo in tempo reale agli utenti. Tutto ciò quindi che avete visto viene implementato tramite una grande varietà di strumenti di supporto alle decisioni, che questi sono di fatto questi macro tool, no? Che noi chiamiamo, sono queste 15 tipologie di tool di cui praticamente poi parlerà Angelo. Quindi io mi fermerei qua, Michele.